fare un progetto che vede innanzitutto un rapporto con delle scuole gemellate all'estero e su una tematica poi così importante come il ruolo della donna nel corso del tempo è fortemente significativo. Fondamentale è il feedback di oggi. Ragazzi che sono iscritti al primo anno dell'istituto superiore sono stati chiamati a dare la loro esperienza, la loro prova e sono corsi subito. Prima di questo mio intervento ho chiesto loro se la scuola che stanno realizzando ora è una scuola analoga a quella che hanno fatto in precedenza e loro come primo esempio hanno proprio rapportato l'esperienza che hanno realizzato non solo sulla tematica del progetto eTwinning, sul significato del ruolo della donna, delle donne nel corso del tempo, ma soprattutto sull'apertura della scuola verso situazioni che vanno al di là del convenzionale, su quella flessibilità che gli consente oggi di operare anche in regime di totalità a distanza al 100% in maniera significativa. Allora, quel progetto eTwinning su cui abbiamo lavorato lo scorso anno, dal titolo Mujeres Extra, è stato un progetto che è nato da un personaggio in particolare, che è il Frida Kahlo, che ha colpito un po' la mia sensibilità e poi anche la sensibilità della collega spagnola con cui ho collaborato durante tutto l'anno. Da lì poi abbiamo elaborato tutta una serie di ricerche con i ragazzi su donne che erano davvero straordinarie, non solo per le ricerche scientifiche, ma o per alcuni impegni che hanno avuto nel campo sociale, ma anche delle donne che sono sconosciute e che comunque hanno dato la loro positività. Inoltre, il rapporto con la scuola spagnola è stato costante, continuo, non solo nella parte docente, ma anche con gli alunni stessi. Tant'è che abbiamo creato anche dei giochi, tipo l'Indovina chi delle donne straordinarie. Quindi i due gruppi hanno creato i pannelli e poi abbiamo giocato in videoconferenza. Quest'anno abbiamo affrontato appunto il progetto Mujeres Extra, che è stato un progetto, cioè, secondo me molto importante perché ci ha insegnato molte cose e abbiamo affrontato dei temi che ricorrono continuamente anche ai giorni d'oggi, ovviamente, come il bullismo e il cyberbullismo. Abbiamo iniziato questo progetto eTwinning con una classe di Santander, un paesino della Spagna, per collaborare appunto in parlare la lingua che stavamo studiando, dunque lo spagnolo. All'inizio era un pochino difficile capire come utilizzare le nuove tecnologie per comunicare con persone di altri paesi, specialmente in lingua spagnola, ma successivamente, in seguito a numerosi progetti, gli approfondimenti, siamo riusciti bene a padroneggiare anche la lingua spagnola grazie anche a questo progetto. Abbiamo iniziato a scrivere di più, a parlare, a comunicare e anche a tradurre frasi scritte dai nostri coetanei spagnoli. Abbiamo utilizzato molte piattaforme come Kahoot e Twinning, abbiamo anche imparato nuove cose, come utilizzarle. E infatti questo ci ha messo anche molto in relazione con i ragazzi di Santander. Siamo riusciti anche a fare una specie di videochiamata con loro in classe ed è stato molto divertente perché abbiamo creato dei gruppi virtuali tra di noi e abbiamo anche fatto amicizia con alcuni di questi ragazzi. Mi ha fatto capire che anche se noi siamo così distanti, siamo comunque riusciti a creare un rapporto. Allora, il progetto Mujeres Extra è stato un progetto molto bello e importante perché ci ha insegnato molte cose. Infatti abbiamo affrontato molti temi importanti come proprio la discriminazione, il bullismo e il cyberbullismo che si verificano ancora tutt'oggi. Abbiamo parlato di molte donne importanti proprio per le loro azioni che hanno un po' cambiato il mondo. Abbiamo affrontato moltissime tematiche forti e che ci hanno insegnato moltissime cose, insegnamenti di vita molto preziosi anche. Abbiamo trattato anche temi attuali come per esempio il cyberbullismo e le conseguenze che può portare l'utilizzo dei social media e molto diffusi tra noi ragazzi, poiché questi aspetti possono avere delle conseguenze negative, ma soprattutto anche conseguenze negative di cui noi adolescenti dobbiamo essere consapevoli. Quindi questo progetto è stato sicuramente molto coinvolgente e molto utile da un punto di vista non solo linguistico, ma anche educativo per tutti noi alunni.